Già sono pronti a un nuovo sciopero se i vertici aziendali non daranno risposte adeguate, ma intanto oggi i lavoratori di Eurospin, Abruzzo e Molise, affiancati dalla Filcams CGIL, hanno fatto sentire la propria voce nella prima giornata di sciopero per protestare contro condizioni di lavoro definite inaccettabili. Del resto, lo sciopero proclamato per oggi era già stato annunciato nelle settimane scorse dallo stato di agitazione dei lavoratori, sostenuti dal sindacato che aveva denunciato come, a fronte di un fatturato da capogiro del gruppo Eurospin, nulla fosse stato reinvestito nel benessere di quegli stessi lavoratori che oggi si sono dati appuntamento davanti al supermercato di Via del Circuito di Pescara per un presidio. Valentina Gobeo, del direttivo della Filcams CGIL di Pescara, come siete arrivati a questa giornata di sciopero? Perché non siamo riusciti ad avere concreti accordi con l'azienda, siamo stati in trattativa per mesi, anni, per trovare situazioni migliorative. Possiamo parlare sia del periodo del Covid, che non abbiamo avuto il plexiglass alle casse, lavoravamo solo con mascherine e visiera, possiamo parlare di non rispetto dei contratti, degli orari di lavoro, delle clausole elastiche e flessibili, non c'è il giusto inquadramento nei contratti, nelle inquadrature dei contratti, il personale viene obbligato a pulire il parcheggio o il bagno dei clienti sempre con la stessa divisa che poi viene usata nel punto vendita, non vengono rispettate le norme sulla sicurezza, abbiamo per esempio bancari di pedane alte 2 metri e questa situazione può portare comunque a delle conseguenze sulla salute dei lavoratori. Marilena Cacciatore dell'RSA della Filcams CGIL di Pescara, a fronte di una mancata indennità di cassa venite anche multate. Cosa significa chiudere male? Gli ammanchi o le eccedenze? E quindi questo significa chiudere male, significa essere multati e addirittura anche sospesi per un giorno, 2 giorni, poi dipende dall'azienda quello che ritiene opportuno. Poi abbiamo il problema delle monete, dobbiamo sempre chiedere o monete o banconote da 5 euro, i clienti si scocciano perché comunque si lamentano sempre che siamo senza monete, che dobbiamo chiedere, la fila si ferma. Nadia D'Arcangelo, dipendente Eurospin, altra questione che volete sollevare oggi è il fatto che vi si chiede una produttività di cassa che vi obbliga a lavorare a ritmi esagerati. Sì, certe volte sembra che lavoriamo a cottimo, infatti loro quando ci mettono in cassa noi dobbiamo avere una produttività in 4 ore di 4.000 euro e quando corriamo i clienti si lamentano comunque che gli sbalanziamo la roba, non è che possiamo stare in cassa a contare le farfalle, diciamo, e questi ammanchi in cassa sono dovuti proprio a questa produttività, a questo stress che loro ci mettono addosso. Immaginiamo che queste problematiche siano state sollevate e fatte presenti anche ai vertici aziendali, che cosa vi è stato detto? Sono mesi che cerchiamo un incontro con l'azienda e siamo ignorati, quindi siamo dovuti arrivare a questa manifestazione, diciamo, estrema per attirare l'attenzione. Noi fino all'ultimo speravamo in un incontro per trovare insieme soluzioni migliorative, ma non c'è stato verso, siamo stati ignorati. Ci dispiace magari creare disagio nel punto vendita non presentandoci al lavoro, ma comunque stiamo cercando di lottare per tutti quanti. Se l'azienda non dovesse darvi ascolto, quindi continuerete con altre giornate di sciopero? Sicuramente.